siamo alla 6.30 di Andorra e oggi Savannah News incontra Matteo Martino, atleta, ex nazionale di pallavolo. E innanzitutto, Matteo, che cosa ti ha spinto a partecipare a questo evento andorrese? Beh, innanzitutto ringrazio per questa intervista e per il giornale e le persone che hanno permesso questo. Sono qui soprattutto per una grande amicizia con Andrea, posso fare cognomi? Certo. Con Andrea Iannuzzi, che lo conosco da una vita, quindi sono venuto qua soprattutto per stare con lui e altri suoi amici che ho conosciuto da poco. Poi niente, ho fatto questa esperienza perché comunque alzarsi alle 3 del mattino non è facile, quindi volevo provare questo brivido di non dormire la notte per poter essere qua e farmi questa bellissima camminata, smaltire un po' di calorie perché in questi giorni ho mangiato anche troppo, quindi ha fatto bene anche da quel punto di vista, ma soprattutto anche perché io sono molto attaccato sia ad Alassio che a questa zona di Andorra e provincia, perché da piccolo comunque con la mia famiglia sempre gironzolavo qui intorno in vacanza o per stare con la mia famiglia. E a proposito di Alassio, hai un ricordo importante qui che ti lega alla nazionale di pallavolo. Vuoi raccontarci che cosa porti dentro di te di quell'esperienza? Allora, è stato tantissimi anni fa, un po' di ricordi un po' così vaghi, però comunque qua ad Alassio ho fatto, appunto come dicevi tu, una grandissima esperienza con la nazionale, sia maggiore che giovanile. Ci siamo preparati per, mi pare, una qualificazione all'Olimpiade o un europeo, adesso non mi ricordo, e varie amichevoli. Comunque ho passato gran parte dell'esperienza nazionale qui, un bel mese credo. È stata un'esperienza positiva dal punto di vista sportivo, ma mi ha tolto tanto tempo dal punto di vista umano. Io comunque fin da piccolo non sono mai stato con la mia famiglia, è stata una vita un po' travagliata perché comunque devi avere una testa molto forte per stare in quegli ambiti lì. E Alassio un po' mi ha aiutato perché comunque la vicinanza del mare è un po' più semplice, ti fa rilassare un po' di più, però da un altro punto di vista devi sempre stare concentrato perché vorresti scappare, farti un giro in spiaggia ma non puoi. Abbiamo parlato di un amore con la Riviera che inizia da bambino. Dopo aver guardato al passato, uno sguardo al futuro. Quali saranno gli appuntamenti che potrebbero portarti in questi nostri luoghi, se ce ne sono, e a che cosa stai lavorando a livello di progetti in questo momento? Beh, personalmente io adesso sto lavorando a un bel po' di cose perché comunque con lo sport ho un po' lasciato andare perché, come ti ripeto, ho voluto stare un po' con la mia famiglia e voglio dedicarmi a altre cose perché io penso che di vita ce n'è una e voglio fare... Sono stato il numero uno del mio sport e quindi sono un po' che quando arrivo magari all'apice voglio cambiare totalmente vita per avere nuovi stimoli. Adesso personalmente mi sto aprendo una palestra per un mio hobby, per una mia passione che ho sempre coltivato da piccolo. È una roba proprio che mi scarica adrenalina, mi rilassa, quindi anche allenare le persone mi fa stare bene. E poi grazie Andrea, spero di avere delle opportunità nel mondo della televisione perché è sempre stato uno dei miei più grandi sogni. Ho fatto diverse esperienze, uomini e donne, Undressed, calendario, e mi sono piaciute molto. È un'emozione diversa, è molto diversa dall'emozione sportiva e quindi io voglio puntare in quel mondo lì, in quel settore, perché voglio partire da zero e voglio imparare e cercare di diventare anche, magari non si sa mai, il migliore anche in quell'ambito.